buonasera. Ciao. Ma beh, ha sempre ragione un po' chi vince, quindi faccio fatica, non mi piace, non sono tipo allenatore che cerca scuse. Abbiamo commesso errori imperdonabili sui due gol, quindi per noi purtroppo si sta ripetendo che la palla quando si alza stiamo andando in difficoltà e quindi è troppo facile per gli altri trovare la via della rete, però penso che insomma il Taranto abbia fatto poco per ottenere i due gol. Abbiamo preso una traversa noi prima, abbiamo avuto un bellissimo diagonale dove siamo andati vicinissimo al gol, abbiamo fatto gol su una buona azione, però il risultato è negativo e quindi siamo assolutamente non felici, non contenti. Partita difficile, il Taranto ti fa giocare male, è una squadra che non pensa tanto a giocare, verticalizza molto e noi su quelle palle siamo andati in difficoltà, perché queste prime partite, non solo oggi, ci dicono che quando la palla si alza siamo in difficoltà, quindi dobbiamo assolutamente trovare un rimedio, perché sennò compromettiamo i risultati per occasioni del genere, è troppo facile per gli avversari. Alfredo Chionna, Telenoppa e Domani TV. Ciao. Dopo 8 partite si ritiene soddisfatto del rendimento della sua squadra? No, assolutamente no. Premetto che il campionato è molto difficile, molto equilibrato, lo vediamo da tutti i risultati, ogni partita che ci dobbiamo mettere in campo la massima determinazione, ci vuole quel pizzico di scaltrezza per portare a casa il risultato, ogni palla è mezza e mezza, io vedo tantissime partite sono un po' da tripla, metto anche quella di oggi un po' da tripla, però commettiamo degli errori e non siamo assolutamente contenti, abbiamo permesso alle squadre avversarie di farci troppe volte gol e quindi siamo andati, è vero, tutte le partite in rete, però è una magra consolazione. Noi siamo una squadra che deve giocare per un'ottima posizione nei playoff, per giocarci la posizione tra le prime e quindi non posso essere soddisfatto di questo inizio di campionato, soprattutto per i risultati. Buonasera mister, giusto il giro di Puglia Press e Palestino. Allora, voglio dirle intanto complimenti anche per i suoi trascorsi, la ricordo bene, sono un po' più datato di voi. Grazie. E quindi ricordo tante belle sue giocate. Ma è questo quello che vuole trasmettere al suo operatore, che comunque io oggi sinceramente non ho proprio visto. Forse perché il Taranto era ben messo in campo. Ma il Taranto lo conosciamo, l'ho visto l'anno scorso, ho visto tantissime partite. Non mi ricordo tantissime occasioni da gol del Taranto nella partita per poterla vincere, ne conto due o tre, in due ha fatto gol e poi si è saputo difendere, abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-1, abbiamo avuto qualche palla anche dentro l'area per fare il 2-2, la partita è stata poi equilibrata, ma di fronte avevamo una squadra che è molto pragmatica, che sa quello che vuole, ha trovato i due gol, ma io ci metto tantissima complicità da parte nostra. E quindi ha giocato su quell'1-2 che ci ha condizionato tutta la partita. Noi è una squadra che sì, è vero che proviamo a giocare, ma dobbiamo essere più bravi quando la palla è in area, sulle seconde palle, perché la partita quando si fa sporca noi andiamo troppo in difficoltà e concediamo troppo facilmente occasioni senza costruirle più di tanto, non hanno bisogno neanche di costruirle più di tanto le occasioni, però ci mettono in difficoltà, quindi quello è un aspetto che nelle prime partite speravamo fosse una casualità o un difetto che potevamo migliorare, ma la cosa sta continuando, sta persistendo e quindi è una situazione che dobbiamo assolutamente migliorare, perché è assolutamente un peccato per quello che stiamo facendo, per la partita, per quali occasioni concediamo agli altri, però con troppa facilità ci fanno gol. Grazie. Grazie. Buonasera a mister Maurizio Calotto.c.com. Ciao. Due domande, la prima: questa fragilità difensiva del Crotone è piuttosto sorprendente, considerando anche la forza, l'esperienza anche di molti dei difensori del Crotone. Cosa secondo lei sta mancando a questa squadra? Compattezza, magari anche tra le parti, probabilmente qualcuno non è nelle migliori condizioni. Seconda cosa, lei si sente a questo punto un attimo in discussione, o comunque si ha la fiducia della società, sa di poter andare avanti, c'è un progetto e si sente comunque da questo punto di vista sereno? No, sereno non si è mai, dai, quando si fa l'allenatore la società ti chiede di fare risultati, di fare prestazioni, quindi io sono il primo nella mia vita da calciatore, da sportivo, insomma sono il primo sempre che si fa autocritica e si mette davanti alle problematiche della squadra, ma detto questo
Anche oggi abbiamo preso l'ennesimo gol su palla inattiva e sta diventando, quindi non è tanto di problemi di compattezza. Abbiamo preso, no, quando dicevo la palla si alza, andiamo in difficoltà, perché non è soltanto figlio di oggi, e oggi siamo all'ennesima partita che una palla inattiva ci condiziona il risultato. Abbiamo preso un gol oggi da rinvio del portiere, quindi fa male e basta, insomma, ci capiamo. Quindi sulla compattezza, sulle cose, io non mi ricordo che il Taranto ci abbia messo in difficoltà col gioco, col palleggio, o abbia riempito tante volte la nostra area. Sono stati due episodi che ci hanno condizionato, se fosse soltanto oggi l'archivierei con più serenità, ma sta persistendo da più partite, quindi quello è un problema dove noi dobbiamo assolutamente trovare la falda, e trovata la falda dobbiamo metterci sicuramente una pezza, perché condizioniamo per le partite troppo risultato. No, io penso che nella maggior parte delle partite di Capuano lui abbia fatto il 3-5-2, quindi quando giochi contro una squadra di Capuano e vedi anche le partite, insomma, il 3-5-2 lo metti sempre nelle possibilità che la squadra ci possa giocare. Veniva da una sconfitta con Giuliano, visto che davanti aveva qualche defezione, quindi probabilmente noi l'avevamo preparata con un 3-5-2 e mi aspettavo un 3-5-2, ma noi siamo andati in difficoltà sulle palle che Cianci ci ha spizzicato per Canutè, perché non mi ricordo Calvano nel vivo del gioco, che è il loro play, quindi è un calcio molto diretto dove quest'anno con Cianci lo può fare in maniera molto importante, perché stiamo parlando di un giocatore molto forte per la categoria, con importanza fisica importante, e su questo il Taranto ci gioca. Noi abbiamo fatto fatica sotto quell'aspetto a trovare una soluzione. Ci mancano chiaramente, quando giochiamo così, ci mancano quei centimetri, quell'impatto fisico, abbiamo altre qualità e quindi su quelle andiamo in difficoltà. E oggi siamo andati in difficoltà su questo, perché il primo gol preso è, come abbiamo detto prima, difficile da digerire. Per chiudere, grazie. Due domande da Crotone, mister. Procolo Guida, Crotone in forma da Cinesio 24. Mister, la difesa decisiva è negativa nel primo tempo, Tumminello non basta per assolvere la fase offensiva nel secondo. Analisi che condivide? Sì, dai, l'ho detto fino adesso, insomma, il Taranto ha fatto poco e ha fatto due gol, e quindi è chiaro, quando io sono responsabile della squadra e come i giocatori, come tutti, noi ci sentiamo in dovere di migliorare assolutamente questa fase, perché la partita era nettamente in equilibrio, prendiamo noi un incrocio dei pali, non c'erano state grandissime soluzioni se non un tiro di Romano da tantissimi metri, quindi dispiace compromettere i risultati per errori del genere. Gianfranco Turino, il Rosso Blu, perché Rocas e non Felipe per sostituire Del Rico? No, abbiamo visto che il ragazzo sta crescendo molto e mi piaceva dare meritocrazia all'allenamento, il ragazzo che stava crescendo, mi sembrava la possibilità, avevamo preparato la partita con Del Rico, lui può essere il suo alter ego, un ragazzo molto giovane che ha avuto ancora una carriera ancora che deve crescere, mi sembrava giusto potergli dare una chance, e quindi la scelta era ruolo per ruolo e volevamo tenere un centrocampista in più in panchina, che poi non è servito, però quella era l'idea. L'altra idea di Felipe subito era una situazione sicuramente che abbiamo vagliato in quei minuti, perché Del Rico si è fatto male e dopo 30 secondi fa il cambio, e fino a quel momento la partita era assolutamente in equilibrio, eravamo nella metà campo, provavamo a giocare, quindi avevo pensato che gli spunti negli spazi stretti di Rocas ci potevano essere utili.